Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con informazione su TRMH24. Si è concentrata in Puglia nelle ultime ore la polemica nazionale sulla rimodulazione del PNRR. Botta e risposta tra Elly Schlein e Raffaele Fitto. Fregature in arrivo dal governo, ha detto ieri la segretaria del PD dal Salento. Allarmi ingiustificate, ci dovrebbero ringraziare per il lavoro che il governo sta facendo, ha risposto il ministro. Ospite questa mattina a Bari del Lab Puglia di The European House, Ambrosetti. Vediamo. Sono allarmi che non hanno, diciamo, elementi di merito. Sono allarmi, sì, ma su che basi? Bisognerebbe parlare nel merito. Non mi sembra che ci siano i problemi che vengono indicati. Noi dovremmo essere, come mi piace ribadire, essere ringraziati per il lavoro che stiamo facendo di messa in sicurezza del PNRR e di queste opere contemporaneamente. Ha risposto così Raffaele Fitto all'allarme lanciato proprio in Puglia dalla segretaria del PD Elly Schlein, che ha parlato di fregatura in arrivo dal governo sulla rimodulazione del PNRR. Il ministro salentino ha spiegato le sue ragioni a Bari alla platea del Lab Puglia di The European House Ambrosetti, la due giorni organizzata per il terzo anno fra Molfetta e Bari da Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed Exprivia. Al giugno del 2026, se un intervento non sarà completato al 100%, questo viene revocato. Nella rivendicazione che viene fatta del non toccare nulla, del non spostare nulla, questo elemento regolarmente viene ignorato. Ma c'è un tema anche di ammissibilità e di rendicontabilità di questi progetti, e la vicenda degli stadi di Firenze e di Venezia è stato un primo segnale chiaro in questo senso. Noi abbiamo fatto una proposta di rimodulazione, non c'è nessun definanziamento, i progetti vanno avanti perché il decreto di finanziamento è confermato, non è stato toccato in alcun modo. Conseguentemente a questo si lavorerà con la Commissione europea e non appena ci sarà un via libera sulla nostra riprogrammazione, in quel momento si porrà il problema di modificare la fonte di finanziamento come abbiamo indicato, quindi non c'è nessun rischio in questo senso, le opere vanno avanti. Alla tavola rotonda sul PNRR è intervenuto proprio il ministro Fitto. Quali sono gli spunti più interessanti a suo parere che sono emersi? Il ministro Fitto prima di tutto ha dato una garanzia che non c'è nessuna volontà di definanziare alcuni progetti, che vi è stata una opportuna probabilmente riallocazione delle risorse dovuta alla realizzabilità dei progetti entro il 2026, finanziando quelli che non erano, voglio dire, realizzabili entro la data prevista dal PNR con altre risorse. Se così stanno le cose, penso sia molto rassicurante. E ieri in Puglia anche un altro ministro, quello della difesa, Guido Crosetto, è stato ospite di Digiton, la maratona digitale in corso a Bisceglie. Ha parlato di difesa digitale. Quanto è importante il digitale per la difesa oggi? È fondamentale, come lo è qualunque evoluzione tecnologica, perché le minacce si sviluppano utilizzando la tecnologia e quindi la difesa deve difendersi sviluppando in modo ancora superiore la tecnologia. Siamo messi abbastanza bene perché abbiamo investito molto, stiamo rincorrendo sulla cyber, diciamo, una perdita di tempo che c'è stata nel passato, perché all'inizio l'intera Europa non ha capito quanto diventasse fondamentale, ma stiamo recuperando terreno in modo molto veloce. Termina domani a Torre Suda nel Salento la festa regionale dell'unità organizzata dal PD. Dopo le prime due giornate concluse prima dalla segretaria nazionale del PD Elly Schlein e poi dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il programma di domani prevede alle 18 un dibattito sulle riforme con la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, il deputato Peppe Provenzano e il presidente della provincia di Lecce Stefano Minerva. Si proseguirà poi con un panel sul tema delle politiche di inclusione. La festa terminerà in serata con l'intervista al sindaco di Bari, presidente ANCI, Antonio De Caro. Parliamo ora delle prossime amministrative. Raffaele Di Mauro è il candidato sindaco di Foggia della coalizione di centrodestra. A breve potrebbe essere ufficializzato anche il nome di Maria Aida Episcopo come candidata del centrosinistra alla carica di primo cittadino del capoluogo d'Auno. Sarà Raffaele Di Mauro il candidato sindaco per Foggia della coalizione di centrodestra. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega hanno trovato l'intesa sul giovane forzista, uomo di tipica espressione politica. Penso che questa sia un po' la scommessa che il centrodestra abbia voluto fare con l'individuazione mia al tavolo regionale, proprio perché c'è voglia di rigenerare questo nostro centrodestra anche dal punto di vista generazionale.
Non una scelta senza sofferenze, quella di Di Mauro, conservatore di assetti e portatore di voti contigui alla precedente amministrazione, secondo alcuni. A questa città adesso serve una discontinuità dal punto di vista mentale, comportamentale, una discontinuità anche nei confronti di quella parte di città che purtroppo non possiamo rappresentare e non vogliamo rappresentare. Una parte di città che ha già dimostrato di essere una parte di città che va risanata dal punto di vista morale, etico e profondo. Di Mauro si aggiunge ad Angiola, De Sabato e Mainiero, candidati alla poltrona di primo cittadino di Espressione Civica. Il centro-sinistra proprio in queste ore sta sfogliando gli ultimi veli prima di ufficializzare il nome di Maria Aida Episcopo, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale, unica donna candidata a sindaco di Foggia. E restiamo in argomento. Ieri sera a Giovinazzo, nel Barese, terza edizione di Bolina, una comunità in movimento. L'ormai tradizionale appuntamento con il quale la Federazione Provinciale di Fratelli d'Italia di Bari avvia la nuova stagione politica. Tra i temi caldi, inevitabilmente, le candidature a sindaco per Bari e Lecce. Se a Foggia il candidato sindaco di centrodestra è stato individuato, Raffaele Di Mauro, c'è ancora grande incertezza sui nomi degli aspiranti a primo cittadino di Lecce e soprattutto Bari. Lo schema è quello del centrodestra unito, un centrodestra di governo che è riuscito a vincere nelle ultime due competizioni elettorali per i comuni capoluogo, mi riferisco a Barletta e a Brindisi, e che a Foggia, candidando un'ottima persona, un dirigente di partito, una persona d'esperienza, Raffaele Di Mauro, pensa e conta di continuare a vincere in Puglia, ma semplicemente per mettersi anche in sintonia col governo nazionale e quindi non perdere il treno delle opportunità che il PNRR e 5 anni di stabilità stanno dando alla nostra nazione. Il coordinatore pugliese di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato, sul Totonomi non si sbilancia. Se i nomi agostani lasciano il tempo che trovano, c'è di vero il fatto che il centrodestra è forte, coeso ed unito a Roma così come a Bari, a Foggia e a Lecce, e a Brindisi e a Barletta ha dimostrato già di essere vincente. Che tempi ci sono secondo lei? I tempi che la politica assicura. Il centro-sinistra mi risulta che non abbia ancora dato il candidato, ora non creiamo paragoni con loro, ma riteniamo che la giusta scelta venga anche con i tempi giusti, dettati dal fatto di poter scegliere la persona che interpreti in questo momento un candidato vincente, un candidato preparato, un candidato soprattutto che non agisca per slogan ma che faccia fatti concreti, e noi riteniamo che il centrodestra a Bari come a Lecce possa offrire classe dirigente capace di fare questo. A Bari un nome ricorrente è quello del senatore FDI Filippo Melchiorre. Lui non conferma ma non smentisce. Come ho sempre fatto la campagna elettorale negli ultimi 30 anni, mettendo la faccia, sicuramente ci metterò la faccia, perché una vittoria sarà ascrivibile a tutto il centrodestra, una sconfitta sarà ascrivibile al centrodestra. Quindi sicuramente noi non ci tiriamo indietro. Quindi un'apertura alla candidatura personalmente? È una cosa diversa quello che ho detto. Ho detto che sicuramente io ci metterò la faccia. Poi, come dire, come tutte le narrazioni, così come tutte le storytelling, così come tutti i film, bisogna vedere la fine del film. Una cosa è certa, a Bari noi vinceremo. Passiamo adesso alla cronaca. Operazione Affari di Famiglia a Trani. La Guardia di Finanza smaschera 48 falsi senza tetto. Avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per oltre 500.000 euro. Per questo 48 persone, poco più che maggiorenni, tutte residenti a Trani, sono state segnalate all'autorità giudiziaria da parte della Guardia di Finanza. Si tratta in particolare di persone che risultavano essere senza fissa dimora, ma che al contrario erano cosiddetti figli di famiglia. Vivevano cioè con la propria famiglia di origine. Infatti, attraverso la migrazione fittizia della propria residenza, per l'INPS risultavano essere homeless. Nella nuova condizione di senza tetto avrebbero quindi sottoscritto la prevista dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE, dichiarandosi nucleo familiare monocomponente, riuscendo così ad ottenere indebitamente la provvidenza sociale prevista, incassando 350.000 euro, e ne avrebbero ricevuti altri 200.000 senza l'intervento delle Fiamme Gialle tranesi. I soggetti coinvolti nell'operazione definita Affari di Famiglia sono stati segnalati dalle Fiamme Gialle all'INPS per l'interruzione delle erogazioni in corso e per il recupero delle somme già percepite.
Le indagini della Guardia di Finanza hanno avuto inizio dopo alcuni controlli incrociati che hanno permesso di accertare come i 48 soggetti segnalati avrebbero dovuto necessariamente essere ricompresi nel nucleo familiare di origine, secondo quella che è la normativa ISEE, che stabilisce che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa necessariamente parte del nucleo familiare di questi quando ha un'età inferiore a 26 anni, non è coniugato e non ha figli. Voltiamo ancora a pagina. Il report di luglio accredita un numero di ascesa di passeggeri per l'aeroporto Gino Lisa di Foggia. Lo scalo si rileva ancora strategico come scalo per voli privati internazionali. 6.218 è il numero di passeggeri dei 132 voli decollati dall'aeroporto Gino Lisa di Foggia nel solo mese di luglio. I numeri li ha ufficializzati Mondo Gino Lisa, che nella sua analisi sottolinea un dato che suffraga l'importanza strategica dello scalo foggiano e come sia spesso scelto come riferimento da voli privati anche internazionali e intercontinentali. È il caso del volo atterrato il 29 luglio direttamente da San Paolo in Brasile e ripartito per la Turchia. Volo privato era anche quello del Falcon del principe Alberto di Monaco, atterrato a Lisa per poi raggiungere la Basilicata. Scalo strategico va ricordato anche quello del presidente della Repubblica Mattarella nel marzo scorso. I numeri quindi sembrano accreditare la tesi che vogliono l'aeroporto Dauno come un servizio essenziale per rispondere alla domanda del turismo stagionale o religioso e nello stesso tempo come una risorsa per quel progetto di espansione recettizia che passa necessariamente attraverso un modello che potenzi offerte e servizi insieme. In questo quadro, i voli da e per Milano, Torino, Catania, Verona e Mostar, le rotte garantite dal Gino Lisa, possono essere valutate come un buon inizio per quel che può crescere ancora. Resta da fare tutto il lavoro intorno a Lisa, magari progettando promozioni mirate per il prossimo giubileo e in attesa della programmazione di eventi sul territorio, in grado di far crescere ancora di più la domanda di collegamenti. E ci spostiamo adesso in Basilicata. È stato presentato stamani a Matera lo sportello sociale di ascolto e tutela sulla sanità, un nuovo strumento nelle mani dei cittadini per poter denunciare casi di malasanità. Sarà attivo presso la sede della CGIL di Matera ogni mercoledì e venerdì pomeriggio. Stamattina siamo qui per riprendere il percorso di contrasto al declino della sanità materana e lucana. Lo facciamo attraverso una proposta, un'azione concreta che è quello dello sportello sociale di ascolto e tutela legale sulla sanità, affinché i cittadini che si sentono defraudati di tutte le condizioni, di tutto quello che trovano all'interno di una disorganizzazione della sanità, possono denunciarla. E a noi permette tutto questo di costruire una vertenza grossa, una vertenza scientificamente provata, per poter contrastare anche all'interno del Palazzo di Giustizia quello che è la malasanità. E quindi, diciamo, il motivo è proprio questo: aiutare i cittadini, ma soprattutto aiutare i pensionati, perché sono una categoria molto più a rischio rispetto a tutto il resto, e quindi continuare l'azione che abbiamo iniziato circa 2 anni e mezzo fa. Diffideremo con una quantità abnorme e faremo le azioni legali, sia di carattere civile che penale. Dobbiamo solo rilevare, dobbiamo fare questi, perché scientificamente si mettono in linea tutte le criticità che vengono fuori dai cittadini. Quindi è una lotta collettiva che abbraccia lo sportello sociale. Noi 2 volte almeno alla settimana troveranno uno sportello dove c'è un medico e troveranno un legale. Lì ci sarà una scheda dove sarà rilevato l'azione, l'elemento di malasanità, e noi poi valuteremo, perché questo sistema va denunciato. Passiamo alla pagina culturale. Vittorio Sgarbi ha presentato ieri sera a Terlizzi il suo ultimo libro sul mondo dell'arte.
Scoperte e rivelazioni, caccia al tesoro dell'arte, è l'ultimo libro di Vittorio Sgarbi. Il noto critico d'arte ne ha parlato a Terlizzi nell'ambito dell'iniziativa Terlizzi Experience, che mira a celebrare le eccellenze del territorio. Tra queste, soprattutto la ceramica, un'arte che a giudizio di Sgarbi non rischia di diventare superata. Io credo che anzi sia tra le arti che, non dovendo sfidare la tecnica, nel senso di sovvertirla come è accaduto per la pittura, che non esiste più, cioè è ricominciato ad esistere, ma era stata tagliata con il taglio di Fontana come se fosse un'epoca superata. La ceramica, come l'incisione, come il vetro, sono legate a tecniche che non possono essere superate, quindi puoi inventare delle forme nuove, ma la ceramica è una forma che nasce in una materia che è fatta di terra, di lustro, di colore, per cui non può morire, insomma. Poi è chiaro che occorrerà capire come interpretarla, se rimanendo dentro la tradizione o se innovando, ma alcuni casi importanti come quello di Lucio Fontana hanno indicato che qualunque esperienza d'avanguardia può convivere con la ceramica. Prosegue dunque Terlizzi Experience, ceramica ma non solo. Si parla di ceramica, di fiori, di Domenico Tauro, il celebre fico fiorone, ma Terlizzi Experience crea una serie di sinergie non soltanto tra le eccellenze, applicando una buona pratica dell'osmosi, della contaminazione con le varie diverse arti. Abbiamo qui questa sera, infatti, in piena armonia la presentazione di artisti locali che sono patrimonio umano, come anche i ceramisti, Nino De Leo con i quadri appassionati e introspettivi, le sculture del maestro Gioacchino D'Elia e le terracotte dei presepi e dei busti di Giacomo Gesmondo. A Molfetta si è celebrata la giornata mondiale per la preghiera e la cura del creato in occasione del quarto giorno di novena in vista della festa in onore della Madonna dei Martiri. Avere cura del creato, del mondo che ci circonda, significa prima di tutto trasformare il proprio cuore e avere cura di esso, come ribadito dallo stesso Papa Francesco in occasione della giornata mondiale per la preghiera e la cura del creato. A Molfetta, nel quarto giorno di novena, in vista dei festeggiamenti in onore della Madonna dei Martiri, nel corso di una santa messa celebrata da Fra Nicola Violante, rettore della Basilica, i fedeli sono stati invitati a seguire proprio questo messaggio. Bene, le mie parole vogliono essere soltanto un reposting di quei tre punti che Papa Francesco ci lascia nel suo messaggio per la giornata di preghiera per la cura del creato. Allora, quali sono questi tre punti che elenca Papa Francesco? Trasformare il nostro cuore, trasformare i nostri stili di vita, trasformare le nostre politiche che governano la nostra società. Interessante vedere come in questi tre punti c'è una profonda connessione, ma anche una gradualità. Da dove iniziare questa azione di cura? Iniziare dal nostro cuore. E lo sappiamo che che quando nel nostro cuore manca questa parola cura, questo si manifesterà sia nel nostro stile di vita, ma anche nel nostro fare politica. Ecco che qui vediamo benissimo come la spiritualità è connessa alla ecologia, e qui sicuramente Papa Francesco sta sottolineando quell'ultima parte dell'enciclica Laudato Si, che ci ha lasciato nel 2015, la spiritualità ecologica. Sono certo che la storia ci ha insegnato, perché le grandi conversioni nascono dai piccoli gesti quotidiani ripetuti, e da francescano ne sono convinto, perché chi è fedele nel piccolo lo è anche nel molto. Nel suo messaggio il Santo Padre ha anche parlato di conversione ecologica, richiamando le parole di San Giovanni Paolo II e invitando a rinnovare il rapporto con il creato, non considerandolo più come oggetto di sfruttamento, ma come un dono sacro del Creatore. E anche nella città di Molfetta, filo rosso della giornata è stato quindi l'impegno per la cura del creato e il rispetto verso ogni forma di vita. Domani, prima domenica di settembre, la Madonna Nera di Viggiano ritorna nella Chiesa Madre, un momento di grande afflato religioso per la Basilicata tutta, che così festeggia la sua santa patrona.
La comunità di Viggiano e la Basilicata tutta si preparano a festeggiare la santa patrona della Basilicata, la Madonna Nera, dopo le celebrazioni della prima domenica di maggio con la solenne processione che porta la statua dalla chiesa di Viggiano al santuario del Sacromonte. Nella prima domenica di settembre, con un percorso inverso, la statua torna in città. La notte del sabato i fedeli salgono alla chiesetta sul monte per salutare ancora una volta la Madonna e ripetere i tre giri rituali intorno al santuario. Molti pellegrini vegliano fino ad aspettare l'alba tra canti, suoni e preghiere. La mattina della domenica all'alba comincia il percorso verso la chiesa madre di Viggiano. La discesa è più difficile della salita, il grande sforzo si concentra sul riuscire a scendere per la ripida via senza che il peso della Madonna sfugga al controllo di chi è sotto. I portatori di cinte aumentano e danzano al suono di zampogne, ceramelle ed organetti. Un percorso che assume ancora più particolare importanza quest'anno, visto il cammino intrapreso per far rientrare i cammini al Sacromonte di Viggiano nel patrimonio dell'UNESCO. Intanto, stasera alle 19, Santa Messa in Basilica, presieduta da Sua Eccellenza Reverentissima Monsignor Paolo De Nicolò, reggente emerito della Casa Pontificia. A seguire alle 20, processione dei pellegrini con il quadro della Madonna trainato dai buoi verso Piazza San Giovanni XXIII. Domenica 3 settembre, come detto, prima messa al monte e inizio della processione alle 5:30 del mattino. Questa sera, a partire dalle ore 20, in piazza San Francesco d'Assisi a Matera, è in programma la quarta edizione di Bella come sei, la sfilata di moda organizzata dal Comitato Basilicata di Come in Italia. 40 donne in rosa lucane che si sono confrontate con la diagnosi del tumore del seno e rappresentano la bellezza e il coraggio di tutte le donne che affrontano una patologia oncologica in passerella per la sfilata Bella come sei, organizzata dal Comitato Basilicata di Comen Italia. Una serata che rappresenta anche un'ulteriore occasione per parlare dell'importanza della prevenzione e dell'adozione di corretti stili di vita come arma primaria di difesa e consente di raccontare le iniziative che il Comitato Basilicata di Comen Italia sta organizzando nell'intera regione in vista della nuova edizione della Race for the Cure che si terrà da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre nella città di Matera, edizione alla quale sarà possibile iscriversi nel corso della serata del 2 di settembre. Durante la sfilata di Piazza San Francesco d'Assisi, insieme ai momenti di passerella delle donne in rosa, si alterneranno testimonianze del Comitato Basilicata di Comen Italia e degli ospiti presenti e una performance di danza curata da Passione Danza di Ferrandina. L'iniziativa darà anche l'occasione per annunciare l'apertura a partire da lunedì 4 settembre, dopo il taglio del nastro che avverrà alle ore 18, della sede del Comitato Basilicata di Comen Italia presso l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, piano terra, grazie alla disponibilità della direzione dell'azienda sanitaria di Matera. L'edizione 2023 di Bella come sei sarà dedicata al ricordo di Tina Gaudiano, che con entusiasmo ha sostenuto le iniziative di Comen Basilicata, in particolare in occasione dell'edizione 2022 della Race for the Cure e del concorso Vetrina in Rosa, con un omaggio a lei, alla bellezza e al coraggio di tutte le donne in rosa. Nuovo appuntamento con Didi Festa, torna anche questo weekend la programmazione con il nostro format itinerante che vi porta alla scoperta delle sagre di Puglia. Oggi a partire dalle 15:15 in onda la puntata dedicata ai santi patroni di Fasano. E sicuramente l'appuntamento più atteso di Fasano, quello che ricade nella terza domenica di giugno. La città in provincia di Brindisi celebra i suoi santi patroni, San Giovanni Battista e la Madonna del Pozzo. Le telecamere di Didi Festa sono stati lì per voi per raccontarvi la lunga giornata dei festeggiamenti del 18 giugno, giornata che potrete rivivere insieme a noi sabato 2 settembre a partire dalle ore 15:15. La festa si compone di una miscela fatta di tradizione, storia, cultura e fede, con tanti momenti che hanno saputo coinvolgere tutta la città. Nel fitto calendario di appuntamenti religiosi, sicuramente quelli del 18 giugno hanno saputo richiamare in città anche turisti e forestieri che hanno assistito alla processione con le immagini dei santi patroni che hanno attraversato la città vestita a festa con le imponenti luminarie. Il racconto di questa giornata di festa a Fasano si è arricchita poi delle voci dei fedeli, testimoni diretti e protagonisti della festa. Una lunga giornata vissuta a pieno quindi, grazie anche alla presenza delle bancarelle, dei fuochi d'artificio, del buon cibo, che hanno contribuito a rendere unica la ricorrenza.
Voltiamo ancora pagina. Open delle Puglie. Nel corso del torneo WTA, le tenniste e gli spettatori potranno visitare anche la mostra itinerante di acquedotto pugliese, la Fontana Racconta, all'interno del Circolo Tennis di Bari. Vediamo. Non solo grande sport, ma anche la storia di una regione come la Puglia che ha saputo costruire, grazie all'ingegno di tutto un popolo, il più grande acquedotto d'Europa. Nel Circolo Tennis di Bari, in occasione del torneo WTA Open delle Puglie, le tenniste di tutto il mondo e gli spettatori potranno infatti ammirare la mostra itinerante di acquedotto pugliese, la Fontana Racconta. Per il secondo anno consecutivo, acquedotto pugliese e soprattutto la mostra La Fontana Racconta approda nuovamente al Circolo Tennis Bari per questo importantissimo appuntamento di tennis mondiale femminile. E abbiamo voluto riproporre nuovamente la mostra qui al Circolo Tennis perché è una vetrina importante per far capire come ha elevato la qualità della vita in Puglia l'arrivo nel 1915 dell'acqua, prima a Bari e poi in tutta questa meravigliosa regione. Siamo felicissimi perché per il secondo anno consecutivo l'acquedotto pugliese è al fianco del Circolo Tennis Bari. È già stata allestita la mostra, l'abbiamo anche inaugurata e devo dire che è bellissima e da vedere. Invito veramente tutti quanti a venire qui al Circolo, che, oltre che per ammirare le tenniste che verranno da tutto il mondo, le due ragazze baresi che giocheranno una le qualificazioni e l'altra invece entrerà direttamente in tabellone, però anche per vedere la mostra perché è interessantissima. Il torneo però guarda anche la sostenibilità, infatti le giocatrici avranno a disposizione borracce personalizzate di acquedotto pugliese riempite con acqua pubblica. È un appuntamento importante per socializzare nuovamente quello che è il messaggio che noi portiamo avanti ormai da tempo, l'importanza di avere eventi plastic free, no plastica, ma soprattutto borracce, bevendo l'acqua di acquedotto pugliese che è buona. È buona e controllata, l'acquedotto pugliese ha una serie di prelievi annui, parliamo di 58.000 prelievi che sviluppano oltre 1 milione di campioni per tenere in sicurezza l'acqua dalle fontanine ma anche dai rubinetti di casa nostra. Bari Calcio, ieri si è concluso il calciomercato, vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Si è chiuso con 5 acquisti e 4 cessioni ieri sera il calciomercato del Bari. L'ultima operazione in tarda serata ha portato Schindler in Spagna all'Andorra. L'amaro in bocca per i tifosi biancorossi e il mancato arrivo di un bomber, né Forte né Gliozzi, tra i nomi che erano circolati con più insistenza. Ma c'è ancora il mercato degli svincolati, col nome di Okaka su tutti, soprattutto dopo la cessione di Schindler. Anche in porta potrebbe arrivare un nuovo innesto, Pissardo, svincolatosi dal Novara e libero di firmare per il Bari. La nota positiva riguarda l'ingaggio di Mattia Ramu, esperto trequartista, classe 1995, arrivato dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione nella massima serie. Interessante anche a Cic, l'esterno dell'audace Cerignola era un pallino di Polito, arriva a titolo definitivo. In prestito con opzione di riscatto invece è diventato biancorosso il centrocampista ex Benevento Gennaro Acampora, classe 94. Dalla Viss a Pesaro presi Farroni, portiere e astrologo centrocampista. Mentre Polverino e Rossetti hanno fatto il percorso inverso. E per il momento è tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi.